Dove va? Dove sta andando? Tutti abbiamo pensato, qualcuno ha sicuramente esclamato, tra quelli che hanno visto il finale di partita vincente, palpitante tra i Dallas Mavericks e i Denver Nuggets, con Irving che con il cronometro che correva con gli ultimi secondi, con il countdown, il conto alla rovescia, ha avuto la palla in mano sulla rimessa, invece di avvicinarsi precipitosamente al canestro, si allontanava e poi una magia, un colpo d'artista, un gancio sinistro per il canestro della vittoria. Nemmeno fosse Karim Abdul-Jabbar dei tempi belli. Irving è questo, è nel bene o nel male, una lucida follia, qualcuno potrebbe chiamarla così. Chiaro che, insomma, si è ripreso per una volta la vetrina, insomma, una prodezza sportiva, proprio lui che storicamente divide il popolo degli appassionati NBA come veramente pochissimi altri grandi talenti. Irving è un talento offensivo sensazionale che alla soglia dei 32 anni, insomma, li compirà fra qualche giorno. Io registro il 18 di marzo. Ha un pochino, guardando in retrospettiva la carriera, non dico l'abbia buttata via, ma certo ha ottenuto molto meno di quanto il suo potenziale tecnico realizzativo avrebbe potuto far immaginare. Polarizzante, divisivo, per alcuni un pazzo, per altri un visionario. Sicuramente, insomma, ha diviso Guelfi e Ghibellini e continua a farlo ogni giorno. Insomma, è un campione maledetto per i quali è difficile avere un'opinione tenue. È un uomo da giudizi forti, amato oppure odiato. E allora, in questo Prato Attack, l'occasione per parlare, partendo da Kyrie Irving, di una cinquina di campioni maledetti dell'NBA degli ultimi 30 anni. Pronti? Allacciate le cinture e si parte con Prato Attack. Allora, di Irving, insomma, lo conoscete meglio di me ormai, ecco. È sempre stato divisivo fin dai tempi del college, nel caso qualcuno avesse cominciato a seguirlo solo di recente. Insomma, ha giocato solo un anno, in realtà ha giocato pochissime partite, si ruppe dal pronti via o quasi, e invece di non rientrare e prepararsi al draft NBA per andare poi davanti a tutti, recuperò per il torneo NCAA, visto che siamo periodo di March Madness, è giusto partire da questo capitolo della sua storia. E lui fece grandi partite, ecco, le fece un pochino meno Duke, che venne da favorita per il titolo, invece venne poi spazzata via da Arizona University prima delle Final Four. Lui giocava bene e i compagni perdevano, che è un po', insomma, il refrain della sua carriera, se vogliamo, il refrain di quanto successo a Boston, di quanto successo a Brooklyn, di quanto successo finora ad Dallas, e onestamente in parte anche di quanto successo a Cleveland, perché ha vinto un anello per i Cavaliers assieme a LeBron James, ma e segnando la tripla determinante in gara 7 per Cleveland a Oakland contro Golden State. Io ero a quella partita nella tribuna media, da giornalista, stavo lavorando su quella partita. Tra l'altro, scrivere quel pezzo non facilissimo con insomma, quel finale così concitato e così incerto per Gazzetta dello Sport. Quindi me lo ricordo bene, però anche lì enormi sprazzi e pochissima continuità. Insomma, ha vinto poco, avendo giocato con il miglior LeBron. Con un LeBron nel prime di carriera, parliamo forse del miglior giocatore di sempre, LeBron James, o comunque uno dei primi 5 ogni epoca, dei primi 3 ogni epoca, probabilmente. Ecco, insomma, qualunque secondo violino probabilmente avrebbe vinto di più con LeBron. E soprattutto, poi Curry piantò LeBron proprio perché era geloso, perché voleva essere il numero uno di una franchigia, lo disse apertamente, e non voleva vivere di luce riflessa di nessuno, quando ovviamente poi è sempre stato poi secondo violino, perché a Boston da primo violino è stato un flop clamoroso. E come, insomma, è diventato poi secondo violino a Brooklyn di Durant, e
insomma, adesso a Dallas con Doncic. Insomma, è tornato al punto di partenza con la differenza che adesso gioca con Doncic, che è un fenomeno offensivo, che ha sempre vuole sempre la palla in mano. E LeBron era un fenomeno offensivo che aveva sempre la palla a mano, ma poi era anche un fenomeno difensivo, a differenza di Luca. E quindi, cioè, insomma, è stata un 360 gradi che l'ha riportata al punto di partenza in posizione poi probabilmente svantaggiata, rispetto all'inizio di carriera. Irving è questo, insomma, sospeso dalla sua stessa squadra da Brooklyn. E poi ci si potrebbe dire tanto nel merito, perché poi, insomma, fu accusato allora di non aver preso le distanze, di aver fatto una dichiarazione che scacciasse ogni sospetto di antisemitismo, ma anche lì, insomma, è difficile valutare, perché sono situazioni veramente. Si è trovato in una marea di situazioni al limite, no? Perché, insomma, con comportamenti sempre borderline, sicuramente anticonformista, sicuramente fuori dal gruppo, sicuramente con a cuore i diritti civili, i diritti sociali, spesso, insomma, oltranzista sulle sue posizioni, che è così sensibile alla tolleranza nei confronti degli altri a diventare l'intollerante lui, con posizioni, insomma, che scavalcano da destra. Ma ripeto, è sempre difficile fare valutazioni nel merito. Non si è vaccinato, è rimasto fuori, perché le leggi di New York durante il Covid prevedevano di avere l'ultima parola sul diritto del corpo dei cittadini che abitavano lì, che erano residenti lì o lavoravano per aziende di New York. Anche qui, insomma, si potrebbe parlare per ore. Quello che ci interessa, senza andare nel merito di ogni singola questione, ma anche solo per citarne un'altra, per far capire quanto sia onestamente spesso fuori di testa il fatto che al Boston Garden, al di là che aveva pestato sopra il logo dei Celtics, certamente non facendosi nuovi amici tra i tifosi dei Verdi, ma si era portato, sa il cielo che cosa, per tipo l'incenso per, che ne so, purificare l'arena, cioè naturalmente facendo riferimento alle sue vero presunte origini indiane, nel senso di pelle rossa, americane, tutto il suo contrario. Onestamente, per come la vedo io, sicuramente non un cattivo ragazzo, sicuramente tante buone intenzioni, sicuramente più buone partenze che buoni arrivi nei comportamenti, onestamente, e sicuramente un solista straordinario, eccezionale, giocatore di playground, che è costretto, suo malgrado, a giocare con altri quattro di fianco, certo non il giocatore più funzionale, anzi, ai successi della propria squadra. È uno che gioca in attacco, uno contro il mondo, e anche quando si impegna nelle partite in cui abbiamo visto con Dallas, insomma, non ha fatto il telepass difensivo, ha provato a buttarsi per terra, a recuperare palloni vaganti, ha cercato di dare l'anima, e sta sempre l'impressione che sia un po' siano delle prestazioni da soldini, no? In solitaria. Quando il concetto di giocare assieme ad altri proprio fatica a digerirlo, ed è la sua essenza, è la sua maledizione, ma al contempo il suo fascino, no? Questo essere così diverso, così maledetto, così dannato, che probabilmente lo rende immortale a livello di narrazione nel bene e nel male. E ecco, è il momento all'interno della puntata di Pratt & Tack, dunque, di andare a cercare altri quattro giocatori, perché facciamo una top 5 degli ultimi 30 anni, perché non si può andare troppo più indietro, insomma, è regolare più o meno stare dagli anni 90 in poi, anche perché, insomma, l'audience altrimenti ci perde, mi perde, mentre parlo di altri campioni, perché parliamo di grandi talenti, quantomeno campioni non lo so, ma sicuramente talenti di grandissimo livello che ne hanno combinate di tutti i colori nella storia del gioco. Partirei da quello più antico, tra virgolette, forse anche il più matto di tutti, e nonostante la concorrenza sia di livello, da questo punto di vista, perché le rotelle a questi qua, a più di uno ne mancano. Latrell Sprewell, lo strangolatore, insomma. Quando giocava per Golden State, ha preso per il collo in allenamento PJ Carlesimo, il suo allenatore, insomma, che lo volesse, lui sostiene che non lo volesse strozzare, ma voi
Avete mai preso qualcuno per il collo? Io no, cioè non mi viene neanche il dubbio, ecco, e quindi non viene poi neanche agli altri. Su quello che volesse, sulle cattive eventuali intenzioni, insomma, ha sospeso 68 partite dalla NBA, all'epoca, famiglia complicata, col padre che picchiava la madre, ma lui lo adorava, con il padre finito nei guai con la legge, ma anche lui perché poi aveva picchiato extracampo a altre gente. Si era presentato a un allenamento, una rissa allenamento con Jerome Kearse, che era un armadio clamoroso, gran giocatore tra l'altro, soprattutto come Portland Trail Blazers. E siccome con le mani le prendeva, che quell'altro era il triplo di lui, Sproul era magro come un grissino, cattivo come il demonio, ma assolutamente magrolino, smilzo. E si era presentato con un tronco, con un pezzo di legno per mettere le cose alla pari a livello di rapporti di forza con Kersey, cioè personaggio totalmente fuori dal mondo, però capace sul parquet di farsi perdonare tanti dei suoi mille peccati. Insomma, con New York è l'ultimo campione capace di trascinare i New York Knicks alle Finals NBA 1999, lui e Houston, ma insomma soprattutto il genio e la sregolatezza di Sproul, che arrivarono a giocarsela contro Tim Duncan e David Robinson alle Finals NBA, non avendo la meglio. Sproul era elettrico, grande atleta, grande realizzatore, in teoria grande tutto, in pratica un incompiuto totale o quasi. Un po' alla Irving, cioè lui ha giocato insomma con Ewing, Irving ha giocato con LeBron, per cui un titolo l'ha portato a casa, ma insomma anche qua rimane, come per tutti questi cinque campioni, per uno quantomeno c'è ancora il futuro da scrivere, ma per gli altri insomma la domanda, l'interrogativo su quello che sarebbero potuti essere a livello di splendore personale e di vittorie di squadra, se avessero avuto una testa diversa, no? Più convenzionale o meno, se vogliamo, anche geniale in certe cose, ma con degli effetti collaterali allucinanti, ecco, cioè a livello personale e a livello a cascata sulla squadra, sulla franchigia, su tutto quello che è il mondo NBA. Comunque, Sprewell, io credo che si possa parlare di Gilbert Arenas con grande serenità, il pistolero, no? Come direbbe la Lamborghini, la cantante, non la macchina. Cantante sono parole forti, ma quello che è. Diciamo che il pistolero, appunto, è rimasta la storia. Allora, Sproul era una guardia ala, grandi punti nelle mani, stessa cosa Arenas, Gilbert Arenas, guardia soprattutto di Washington, con tantissimi punti nelle mani, da Arizona University, con cui aveva fatto addirittura la finale NCAA nel 2001, perdendo contro la Duke di Shane Battier, di Chris Doohan, di Jay Williams, di Mike Dunleavy, di Carlos Boozer, cioè una grande squadra. Lui era una squadra Jefferson, che direi che non era l'ultimo degli ultimi. Woods, cioè, che Loren Woods è stato un centro NBA, era una squadra più che buona. C'era Walton, Luke Walton, cioè, Arenas, Agent Zero, con lo zero, perché è sempre stato considerato secondo lui zero, quindi capite subito la mentalità, no? Lui contro tutti, perché non scelto al draft dove è in lotteria, dovrebbe voluto, probabilmente meritato, ma proprio perché insomma c'erano, come dicono in America, delle red flag, no? Delle bandiere rosse di pericolo attorno al nome di Arenas, perché grande atleta, grande realizzatore, ma anche quella mansarda disabitata, come dico sempre io, no? Una mela bacchiata, quella marcia che se metti insieme alle altre rischia di insomma far andare a male tutto il raccolto. E allora ha avuto una carriera così così. Perché il pistolero, per chi insomma un pochino più giovane e non ha piena coscienza delle bravate fatte da Arenas, ecco, con Crittenton, altro insomma personaggio esterno che vi raccomando sul piano della testa, da Georgia Tech, anche questo gran bel giocatore fin dai tempi del college, anche se meno forte di Arenas, erano finiti con le armi in spogliatoio, tanto per essere chiari. Ecco, tutto era partito da una scommessa tra Crittenton e McGee, sì, quel McGee,
E poi la cosa era degenerata, tanto per cambiare. E c'erano, insomma, le armi in spogliatoio, onestamente, cioè siamo andati, cioè siamo veramente all'incredibile, no? Cioè siamo veramente 50-50. Partite di sospensione della NBA nei suoi confronti, giocatore che veramente parliamo del 2010, gennaio 2010, quindi ci siamo avvicinati. Però ecco, ovviamente Crittenton nel frattempo, tra l'altro simpaticamente, è finito in prigione, condannato a 23 anni di prigione. Questo era il livello dei personaggi. Ecco, poi quando si parla di NBA diversa, e qualcuno la definisce soft in tante sue evoluzioni, ecco, si fa riferimento a un passato di questo tipo, ecco, che magari i teenager di adesso non conoscono, ma insomma, qui non si parla di giusto o sbagliato, sia in campo che fuori, ma si parla proprio di realtà sociali completamente differenti. Allora, Sproul, Arenas, Irving, insomma, ve l'abbiamo già svelato come nome perché siamo partiti da lui, da una sua prodezza che ci è servita per ricordare la discordia, no? Che rappresenta all'interno dell'universo NBA. L'altro giocatore che non si può non citare quando si parla di cattivi NBA per antonomasia è Ron Artest, metta Warpiece è un accidente, questo qua. Voglio dire, ne ha combinate di tutti i colori. Tra l'altro, insomma, il padre di tutte le squalifiche NBA con 86 partite di squalifica, 73 di stagione regolare, 13 di playoff. Quello punito maggiormente nel 2004 per quanto successo al Malisa de Palace, no? Al Palace di Auburn Hills, casa allora dei Detroit Pistons, dove io sono andato non lontano onestamente da Detroit, ma sobborghi, anche un po' più là dei sobborghi, per dirla tutta. E niente, insomma, l'episodio eclatante della sua carriera è stato quello, cioè, insomma, novembre 2004, tutti contro tutti, Detroit Pistons, Indiana Pacers in campo, con protagonisti anche Jermaine O'Neal, Jackson, Wallace, la rissa che esonda addirittura sulle tribune. All'epoca non c'era, insomma, un controllo di security come adesso, nel bene o nel male, e gli spettatori che vengono coinvolti, e diventa veramente una scena da Far West. E da allora l'NBA è stata costretta a modificare le proprie policy di sicurezza proprio per evitare delle cadute di questo tipo, che all'epoca costavano tantissimi soldini alla Lega, a livello di immagine, a livello di sponsor, a livello di brand internazionale. Artest, poi l'avete visto anche in Italia a fine carriera. Chi lo conosce bene, ho avuto l'opportunità di rapportarmi a livello media con una collega di Sacramento, la Boisin, che lo conosceva bene perché ovviamente Artest ha giocato per i Kings, e quindi Aileen, che all'epoca era la mia collega quando vivevo a Sacramento, seguendo i Kings e i Warriors. Me lo raccontava come di un ragazzo dal cuore d'oro anche amato dai compagni, ma a cui si tappava la vena ogni 3x2. Quando il sangue gli andava al cervello, era totalmente fuori controllo, assolutamente ingestibile, pericoloso per se stesso e soprattutto per gli altri, perché era un omone, un'ala, Ron Artest, poi appunto cambiato nome. Una follia, una delle mille follie, un omone grosso da pugile, ragazzo da St. John's University, che veramente, pur non essendo gigantesco come un lungo, era di una forza, di una cattiveria incredibili e spaventosi. Enorme difensore, ecco, rispetto a Arenas, a Sproul e a Irving, parliamo insomma di poeti dadaisti e molto maledetti, ma di grandi attaccanti. Artest era un difensore sul campo e un attaccabrighe nella vita. Questo è quello che era. L'ultimo campione maledetto è il più recente, ma visto che abbiamo fatto questa carrellata, ragazzi e ragazze, non potevo non citarlo. Dai, Ja Morant, va,
di diritto è finito in questo parterre de roi, bontà sua, è perché le 25 giornate di squalifica che si è beccato nel 2023, la scorsa estate, è chiaro per, insomma, le dirette Instagram e sui social media ripetute con le armi vere, con armi, non si sa, cariche, scariche, senza delle implicazioni legali, ma che a livello di immagine avevano un po' forzato la mano, anche secondo me, oltre le sue, insomma, le sue malefatte, le malefatte di Morente, a Silver, che, insomma, gli ha combinato una punizione esemplare. Certo che Morente, insomma, se n'è andato a cercare anche lui, secondo me, è ancora peggio delle armi mostrate nelle dirette social, che già è un brutto gesto, orribile, è reiterato, quindi è ripetuto. Insomma, una macchina dove si presume ci fosse anche lui, con un mirino di una pistola, magari, o di un'arma, o non si sa, perché non è provato, ma appartenente al suo clan, ai suoi amici. Non dico al suo clan, perché, ma qualcuno potrebbe dire al suo clan. Ecco, aveva preso di mira il pullman della squadra avversaria, cioè siamo a sti livelli qua. Tra l'altro Morenta, a differenza di uno Spruell, insomma, non è certo cresciuto in una famiglia che frequentava la Casa Bianca o Versailles, però neanche, insomma, aveva un padre che faceva dentro e fuori di galera, ecco, cioè, quindi, insomma, ci sta mettendo tanto del suo. Però ecco, Morente, ovviamente, cioè, c'è ancora speranza, ecco, se rispetto a questi altri giocatori citati, questi altri grandi talenti citati, insomma, se ne parla dal passato per una vicenda, insomma, che ormai è chiusa. Irving no, però parliamo di un 32enne, cioè che il meglio probabilmente lo ha dato anche per, insomma, uno storico di infortuni significativo, che comunque ne ha ridotto quantomeno la continuità, sia atletica che di disponibilità di campo, sia a livello proprio di continuità su alti livelli. Ecco, insomma, Morente a 24 anni, in teoria il meglio ce l'ha davanti, però ecco, il regista come Irving del South Carolina deve darsi una bella regolata, perché, insomma, chissà che questi nomi, no? Che queste vicende, io spero che qualcuno che gli vuole bene, e volergli bene non vuol dire dirgli sempre di sì, ma fargli capire anche che, insomma, ha sbagliato, magari è stato punito persino oltre i suoi demeriti, ma che abbia sbagliato mi pare palese. Ecco, ci sono delle storie di talenti forti come lui che, insomma, sono durati meno di quanto avrebbero potuto, che hanno brillato meno di quanto avrebbero dovuto, e che dovrebbero essergli da esempio per capire, insomma, che al prossimo sentiero sarebbe il caso di prendere la strada giusta. Irving, l'ultimo campione tra i grandi poeti maledetti della NBA, o perlomeno il penultimo, perché Morant, secondo me, ne prenderà il testimone del bene e del male. Però Irving ci ha dato l'occasione per fare un flashback, no? Per tornare, per raccontarvi quella che è stata l'NBA dei cattivi di l'altro ieri, di ieri, di oggi, e parlando anche di già, temo pure di domani. Comprate attacchi!